Negli eleganti saloni dell'Hotel Valle Verde in San Gregorio Magno, nella serata del 31 ottobre, è stato presentato il cortometraggio Working, realizzato dal regista videomaker Luca Multisanti, con la partecipazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno. Da 3 anni a questa parte, il progetto prevede la realizzazione di cortometraggi con la particolare partecipazione interpretativa dei ragazzi, affinché le delicate tematiche sociali possano essere più comprese ed incisive. Il cortometraggio è il risultato del progetto Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale, portato avanti dal dottor Sante Massimo La Monaca da 17 anni e che vede il partenariato e il supporto di vari sponsor, tra cui la banca di credito cooperativo Buccino Comuni Cilentani. All'evento erano presenti gli alunni, gli insegnanti, le rappresentanze dei comuni di San Gregorio Magno e Ricigliano, il regista e il produttore, il vicepresidente Giuseppe Tozzo e il presidente Lucio Alfieri della BCC Buccino Comuni Cilentani. Presidente, si è appena conclusa la cerimonia di presentazione del cortometraggio Working nell'ambito del progetto di educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale che da anni è supportato dalla BCC Buccino Comuni Cilentani. La BCC fa la sua parte, il tema dello sfruttamento minorile è uno dei temi che viene proposti da giudice La Monaca e dai suoi collaboratori rispetto ad alcuni temi di legalità, si è parlato di bullismo, di lotta alla criminalità, droga, cyberbullismo, sono temi non molto lontani dalle nostre comunità, anche se appaiono un po' non toccare quelle che sono i nostri luoghi, invece sono temi su cui bisogna accendere dei riflettori, si deve necessariamente parlare e parlare nel modo giusto, cioè arrivare ai ragazzi attraverso il corto. È stata sicuramente un'ottima intuizione da parte del giudice La Monaca far parlare di questi temi, è importante sensibilizzare le famiglie nella scuola, i ragazzi su argomenti così toccanti, penso sia qualcosa di utile. Una banca locale deve essere vicina a queste iniziative. La banca naturalmente non partecipa alla scelta delle tematiche, c'è uno staff da parte del giudice, penso che anche la sceneggiatura cerchi un po' di affrontare alcuni temi. Può sembrare che il tema dello sfruttamento minorile sia ancora di più distante da quelle che sono le nostre realtà, non so se proprio è così distante, ci sono sicuramente dei temi su cui avvertiamo maggiormente, siamo più sensibili, però penso che abbiamo il dovere di aprire le menti a tematiche che non sono sempre quelle vicine, ma che aiutano ad affrontare e soprattutto a sensibilizzarsi su alcuni temi che oggi sono invece molto attuali. E i nostri giovani abbiamo visto come riescono ad affrontare alcune tematiche su cui invece le generazioni hanno dimostrato invece una non sensibilità, l'abbiamo visto sull'ambiente. Oggi no, attraverso pure l'esperienza di Greta, no? Una bambina, una ragazza molto piccola che invece ha saputo coinvolgere un po' l'opinione pubblica mondiale su temi che sono invece molto importanti e che spesso invece da parte dei ragazzi sono affrontati con una giusta sensibilità, anche con una maturità che a volte un po' sorprende anche i grandi. Quindi penso che i temi, tra l'altro essendo un'esperienza che è pluriennale, poi bisogna anche trovare degli argomenti che anche più nuovi e validi, e sicuramente questo era uno di quelli su cui poi è molto emozionante, no? Vedere le lacrime di un bambino che viene sottratto al gioco, sono sicuramente delle esperienze che fanno riflettere. La sua opinione sul lavoro realizzato dai ragazzi, non dal punto di vista istituzionale, ma dal suo ruolo di genitore. Diciamo che la sensibilità su questi temi deriva forse anche dal fatto che siamo genitori e quindi un po' cerchiamo di capire quali sono i temi che i nostri ragazzi devono affrontare, quindi quelli a cui potrebbero essere sottoposti, i rischi che spesso sono così presenti e che un po' terrorizzano il genitore. Quindi forse questo aiuta un po' anche a sensibilizzarsi su alcuni argomenti, perché alla fine noi abbiamo il dovere da genitori, ma soprattutto da uomini di questi tempi, di capire in che modo migliorare
e in che modo fare in modo che queste problematiche siano sempre di più lontane dai nostri luoghi. Purtroppo questo non è, perché la nostra non è un'oasi felice. Ci sono alcuni temi importanti, c'è il tema della droga, del bullismo, dell'alcolismo, sono temi che non sono lontani dalle nostre comunità e dalle nostre realtà e quindi devono essere affrontati con la giusta attenzione. L'attenzione non si ha soltanto con un tipo di discorso che di insegnamento, oppure redarguendo i giovani, oppure facendoli impaurire. Bisogna invece capire in che modo arrivare alla mente dei ragazzi e arricchire la loro conoscenza, perché solo attraverso la conoscenza si può combattere qualcosa che invece è molto subdolo. Noi dobbiamo fare in modo che la diversità non venga visto come un ostacolo, ma deve essere vista come un'apertura mentale, in modo che ci sia un coinvolgimento dei ragazzi e non come qualcosa da combattere. Giudice Sante Massimo La Monaca, lei è un po' l'anima di questo progetto, caratterizzato da mille sfaccettature e da molte valenze. Un progetto quasi maggiorenne, come è nato e come si è sviluppato? Il progetto Educazione e Legalità nasce circa 17 anni fa, insomma l'anno prossimo sono 18 anni, è un progetto ambizioso che affronta tutte le tematiche, dalla tossicodipendenza, alcolismo, sono tematiche specifiche che hanno a che fare con la legalità. Nostra soddisfazione è che siamo riusciti ad allargare un po' a macchia d'olio questo progetto, grazie insomma alla BCC dei comuni cilentani e a tanti nostri sostenitori. Siamo soddisfatti perché questo è il terzo anno che portiamo legalità in corto attraverso la realizzazione proprio di cortometraggi sulla legalità, cortometraggi che poi partecipano a dei festival nazionali e internazionali. Come hanno reagito dall'inizio con questo nuovo strumento che ha delle sfaccettature molto profonde, perché va oltre a quello che è l'insegnamento del teatro? Loro devono rivedersi, devono accettarsi, quindi si viaggia insieme, si costruisce qualcosa anche insieme ai ragazzi, oltre al messaggio che si vuole comunicare. Sì, questa è una bellissima domanda, mi fa piacere, perché per realizzare un cortometraggio giustamente ci vogliono dei tempi ben precisi. In genere noi andiamo dai 30 ai 40 giorni, però le soddisfazioni si rilevano sin dall'inizio, perché i ragazzi sono interessati, partecipano e sono loro protagonisti, perché nell'affrontare, nel parlare di un argomento quale vuole essere quello dello sfruttamento del lavoro minorile, cortometraggio che abbiamo, primo cortometraggio che abbiamo realizzato qui a San Gregorio, noi abbiamo riscontrato forte entusiasmo proprio da parte dei ragazzi, da parte delle istituzioni, da parte della scuola, da parte dei docenti, da parte di tutte, delle famiglie, e questo ci fa immensamente piacere. Ma questo già da 3 anni addietro, insomma, quando noi abbiamo portato avanti questo progetto e questa iniziativa. Funzionava già? Funziona, sì. E questo ci fa piacere. Il cortometraggio appena proiettato che punta i riflettori sulla delicata tematica del lavoro minorile. Parliamo dell'organizzazione e delle eventuali difficoltà nel portare a compimento quest'opera con i ragazzi. Abbiamo lavorato per un mese alla realizzazione delle riprese. Il corto era complesso perché era un insieme di immagini, di scene tutte intrecciate tra di loro, scene anche preparate con molta attenzione, con attenzione ai dettagli e tutto quanto. 3 giorni di lavoro pieno, dalla mattina alla sera, per realizzare un corto di un quarto d'ora, poco meno di un quarto d'ora, ed è stato entusiasmante, è stata una bella esperienza. Il sostituto ha partecipato con i ragazzi alla realizzazione di questo cortometraggio, un tema molto molto delicato, l'importanza di far vivere ai ragazzi questa esperienza dall'interno, in modo da poter essere più coinvolgente il messaggio. È iniziata la tematica partendo dal loro vissuto, quindi si è partito innanzitutto dal concetto reale di sfruttamento minorile. Abbiamo analizzato il problema sotto tanti punti di vista. Abbiamo visto che come vivono i bambini in Asia, in Africa, abbiamo raccolto delle storie di bambini che sono anche morti. L'ultimo è il ragazzino di 12 anni del Pakistan che ha colpito tutti. E quindi ci siamo resi conto come questa tematica
che dal passato, da Rosso Malpelo di Verga e tanti altri che ne hanno per la prima volta parlato nei romanzi, in realtà, pur essendo così lontana dal punto di vista storico, è presente nella nostra società, un problema che è esistito e che esiste. Quello che in realtà poi loro hanno capito nel cortometraggio è il disagio familiare che c'è nella nostra società, perché il ragazzino vive un disagio familiare per una condizione familiare particolare. Ma quando poi loro costruiscono e si identificano in una storia, il messaggio diventa coeso, perché fa parte dell'intera esperienza di una storia che poi li porta in realtà ad analizzare quella problematica anche a livello emotivo. Assessore Grippo, gli alunni dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio Working. Molte scene sono state girate in luoghi caratteristici e suggestivi di San Gregorio Magno. Oltre alle tematiche sociali del corto, è anche occasione di promozione turistica. Grazie anche a questo cortometraggio che si è avuto sulla legalità, i ragazzi che hanno partecipato a questo bellissimo progetto fanno sì che possano, anche se in minima parte, far vedere alcuni scorci del nostro territorio. In questo momento abbiamo bisogno di far conoscere le nostre culture e soprattutto il nostro territorio, anche perché diciamo che ultimamente il nostro non vive proprio di grandissimo turismo, però vedo che qui anche le associazioni, come anche gli agriturismi eccetera, ci permettono comunque di far incrementare ogni anno questo turismo di massa che ovviamente piano piano sta dimostrando di aumentare. Perciò abbiamo la possibilità, grazie alla BCC di Bucino e dei comuni cilentani, che permette di far capire ai ragazzi quanto possa essere importante questo progetto che è stato fatto e poter vedere per 14 minuti questo piccolo pezzo di territorio. Si è appena conclusa la proiezione del cortometraggio Working, una tematica molto molto delicata, spesso sottostimata nelle nostre comunità. Sì, in effetti da tempo noi assistiamo a una forma di sfruttamento minorile, anche se non se ne parla mai, perché già a pensare alla mia età i miei coetanei spesso hanno lavorato essendo sfruttato un po' dai genitori. Trovo molto interessante il connubio che c'è stato stasera tra legalità e sfruttamento minorile, perché proprio alla luce della legalità deve venire fuori questo sfruttamento. E mi auguro, ci auguriamo tutti, io sono una docente, quindi che le prossime generazioni non vivano più queste situazioni e che i bambini continuano a fare i bambini e gli adulti senza sfruttare minimamente i ragazzi. Il discorso degli adolescenti è molto ampio, quindi la gestione dovrebbe un attimo prevedere un po' di sensibilità in più. Questi sono tempi importanti anche per la crescita del professore. Io credo che proprio la scuola abbia un ruolo fondamentale in questo. Quando ci sono le prime ravvisaglie non bisogna sottovalutarle, bisogna sempre interagire con la famiglia, perché io mi sono resa conto, io sono anche referente degli alunni con BES, con bisogni educativi speciali, che dietro ogni caso c'è una situazione familiare molto molto particolare. E quindi intervenendo subito si potranno ottenere ottimi risultati. Bisogna restituire la dignità a questi ragazzi con forza.